Io ho condiviso sempre tutto quello che lui sceglieva. Lui mi teneva sempre, costantemente informato. Noi informavamo costantemente, sempre di tutto, Rai Cinema, che era poi una cosa importante, no? Su una sola cosa. Su una sola cosa. Sì, sì. Una. Vabbè, c'è stata una discussione sulla sceneggiatura e quella. Ma per insegnare giusto i confronti. Confronti. È normale. Anche aspri. Sì, ma per passione, non per voglia di dire. 5 sedute di sceneggiatura, 5 forti proprio, no? Però sempre trovato. E poi su un'attrice, perché avevo detto, guarda, per io non ho detto di nessuna cosa, niente, ma perfetto, non avevo di verico lì, perfetto, se per te vabbè. Scusate, io sulla sorella ti consiglierei Anna Ferraioli, perché ce l'ho avuto sul set dei Fratelli di Tina e faceva di Tina e avevo visto che questa era straordinaria, super. Ma è napoletana, questa deve essere una milanese, una sciurina, no? Milanese, come cavolo. Nell'immaginario pensavano tipo Mariangela Melato, no? Fosse stata così nella mia. Come fa questa a spogliarsi? E gli ho detto, guarda, questa è un'attrice, una grande attrice, credimi. E quindi tu gli fai la milanese, fra 15 giorni vieni al Bordone e farà la milanese. Lui era scettico. Fa il provino e come raramente succede col regista, mi dice subito, sì sì vabbè, perché comunque non voglio che pregiudizi, no, in un senso o nell'altro, quindi ho detto io il provino lo vedo stravolentieri, perché poi l'apprezzavo molto, ce l'ho vista anche in teatro, certo. Non soltanto, quindi dico nessun dubbio sulle sue capacità di attrice, soltanto che la penso in maniera diversa e proprio penso che sia lei che cerca. Poi ha fatto un provino sorprendente per me, perché magari non era sorprendente per Agostino, per cui quando l'ho vista sì, ho detto sì, effettivamente sì. Poi ho visto veramente attrici e attori bravissimi. Una cosa che ho scoperto da regista è che quando sta dall'altra parte, cioè quando fai un provino da attore, magari non ti prendono e pensi che non essere stato bravo. In realtà non c'entra niente, cioè la bravura prescinde dalla scelta poi finale. Cioè scopri che quello che stai cercando lo trovi, puoi avere il dubbio tra uno e due, però c'è qualcuno, una collaborazione con lui c'è stata, ma poi c'è stata con Marta Cassini, c'è stata appunto con Anna, con Walter Leonardi, con tutti insomma, e quindi vedi tutti professionisti bravissimi a cui dedichi tempo, vediamo, proviamo a fare in tutti i modi, però poi capisci che c'è, che per la propria sensibilità e il proprio gusto evidentemente che cambia da persona a persona. Però capisci che non è il fatto di essere bravi o non bravi, ma di essere giusti o non giusti per quello che tu hai in testa. E quindi ovviamente volendo il meglio per il tuo film, non c'è coerenza che conti, nel senso che per me andava benissimo, ero aperto veramente a qualsiasi cosa. Poi allora adesso ricambio su un'altra cosa, Agostino, perché c'era una cosa di sceneggiatura, però posso anche non entrare nel dettaglio. Che lui, Agostino voleva che girassimo due finali, ho detto aveva parte fatto merita un giorno in più, perché nel film abbiamo girato in 35 giorni, bella cronaca, che è un film in costume, insomma col calcio, insomma, abbiamo lavorato con la troupe veramente in maniera pragmatica. E quindi ho detto, guarda, quel finale che tu vorresti, dico no, non lo giro perché non è il mio film, se devo girare quel finale lì. E la cosa bella è che vabbè, mi sono preso la responsabilità come giusto che sia, ma quando poi abbiamo visto il film, Agostino, con altrettanta mancanza appunto, di pregiudizio, mi ha detto avevi ragione tu, e questa è stata una bella soddisfazione. Devo finire con una sola cosa. Agostino ti interrompo. No, un ringraziamento a Regina. No, allora, ok, così passi la parola a Paolo, perché dobbiamo chiudere. Ho finito. È una realtà importantissima per il mondo. Fondamentale. Senza Regina non ci sarebbe il cinema italiano. Quindi grazie Regina.